CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della Hausbrand S.p.A., una torrefazione trevigiana che oggi espone al CIGEP 2020 e siamo in compagnia del presidente dell'azienda, Martino Zanetti. Buongiorno Martino. Buongiorno. E con il maestro pasticciere Iginio Massari, che certamente non ha bisogno di presentazione. Buongiorno e benvenuto su Oreca TV, maestro. Buongiorno a tutti, le presentazioni servono sempre perché anche se l'immagine è forte è sempre comunque limitata. Ciao a tutti. E siamo qui proprio per presentare il suo libro. 60 anni con le mani in pasta, potrei dire, raccolti in un libro scritto in collaborazione con una scrittrice. Che cos'è? Più che non è collaborazione perché l'ha scritto tutto lei. Io ogni tanto suggerivo nelle orecchie una parte della mia vita. È un libro che racconta dei passaggi della mia vita attraverso 20 dolci, 20 ricette che hanno segnato un po' la tappa del mio percorso. È divertente, si può sedere al tavolo con un ottimo caffè e arrivare alla fine in circa 2 ore di lettura. È un po' scoprire quello che si trova nell'uovo di Pasqua, cioè la sorpresa. Molte cose i lettori non le conoscono, dal sottoscritto è una cosa normale. Attraverso questo libro riuscite a sorridere nelle ore che gli dedicate. Grazie a tutti. Maestro, lei fa da punto di riferimento per molti giovani. Qual è il consiglio principale che potrebbe dar loro per intraprendere questa carriera che è durissima e piena di sacrifici? Io toglierei la parola durissima, perché se la scelgono vuol dire che hanno il loro obiettivo della vita. E devono togliere la parola sacrificio, che andava bene col libro Cuore ma è superato da 200 anni. Oggi i giovani la sanno molto più di prima la loro scelta della loro vita, senza continuare a dire ma i giovani d'oggi, perché è sbagliato. I giovani d'oggi sono di oggi, quelli di ieri erano di ieri, ci sono altre esigenze, altre necessità. Chi sceglie questa attività è che ci crede, è che ama il proprio lavoro. Se ha solo passione, la passione brucia in fretta, non rimane più nulla. Dico, credete in quello che fate, perché il mestiere è l'unica ricchezza che rimarrà nelle vostre mani. I soldi vanno e vengono, ma il vostro mestiere vi darà sicurezza. Sagge parole, grazie maestro. Nel frattempo, presidente, voi siete ogni anno al CIGEP, realizzate uno stand molto decoroso. Ieri e l'altro ieri avete avuto come ospiti sia Alessandro Borghese che Bruno Vanzan, che allietano tutti coloro che vengono qui a visitare il vostro stand e scoprire le novità. Quali le novità di quest'anno? Beh, prima di tutto un'osservazione, come questo uomo, di dolce uomo, nel mondo, l'Aula non è una città di Treviso, è di Vienna. Io ho residenza a Vienna, è la più antica azienda dell'impero, quindi non è trevigiana. E in questo senso la non trevigianità mi ha suggerito di correggere alcuni anche premi letterari, di portare l'Italia fuori da qua. Convengo pienamente con le parole di Iginio e corrispondono a quanto ha scritto uno scrittore cinese 2300 anni fa. Le parole non servono, l'entusiasmo ci sarà sempre. La nuova generazione parla come parlavamo noi, semplicemente cambia il tono, ma la fiducia forse noi possiamo toglierla se sbagliamo, ma la fiducia nei giovani c'è totalmente, pertanto quando manca è colpa nostra. La gioia, anche parlando prima col campione dei cocktail, di dentro esce fuori e la esprimiamo in qualsiasi maniera, con l'arte di Iginio Massari, con il lavoro di queste persone che abbiamo intorno, con il gioco apparente gioco del Vanzan, perché riuscire a fare una cosa eccezionale
mi hanno insegnato quando ero bambino, tu lo devi fare senza che appaia, tu devi semplicemente, nel caso si parlava di cavalli, andare sull'ostacolo senza che appaia, se cadi torna in piedi con la cravatta a posto. Io l'ho fatto, avevo la clavicola rotta. Grazie, grazie del contributo. Presidente, avremo modo prossimamente di parlarne dinanzi alle telecamere di orecatv.it proprio per mostrare tutte le skills di questa torrefazione che ha oltre 100 anni. Grazie ancora, grazie maestro. Grazie a voi e arrivederci al prossimo incontro.